Salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per il 17° episodio. Mamma mia ragazzi, giorno dopo giorno andiamo sempre più avanti con la storia di Joseph e con la storia di Dragon Ball Xenoverse 2. Nello scorso video abbiamo concluso probabilmente tutta la saga di Bills e oggi inizieremo forse quella del carissimo imperatore Lord Freezer, però nella sua versione dorata. Io qua sto parlando con il robottino perché a quanto pare c'è un regalo per me: tuta alla moda e capsula energetica. Io ragazzi ho detto tutto, mi raccomando lasciate adesso un fottutissimo mi piace, proviamo a superare almeno i 5.000 mi piace se volete che la serie continui, ma soprattutto se volete che io vada ad aprire in vostra compagnia tutti questi pacchetti di Pokémon. Mi raccomando, attivate la campanella sull'app di YouTube per il mio canale, così quando esce un mio nuovo video vi arriva addirittura la notifica. Noi qua abbiamo sia il Kaioshin del tempo in lontananza e sia Trunks con cui parlare. Boh, raga, parliamo un attimo con lui e vediamo cos'è che vuole da noi. Sono stati momenti terribili. Per fortuna te la sei cavata senza un graffio. Vuoi andare con la pattuglia temporale? Direi di sì. Ed eccola, una nuova pergamena oscura. Su questa pergamena si sta verificando un cambiamento. Aia, mi chiedo se in realtà non siano interessati all'energia da danni generata dalla riparazione di questo cambiamento. Se Mira e Towa sono là, ci andrò anch'io. Devi recarti sul posto, indagare sulle cause dell'accaduto e provare a rimettere tutto in ordine. Speriamo. Allora, secondo te cosa hanno intenzione di fare con l'energia che stanno raccogliendo? Bella domanda. Con una tale quantità di energia potrebbero riportare alla luce gli inferi. Addirittura. Una cosa che tra l'altro è già successa in passato, soprattutto nei film. Non ne so molto, solo che è il luogo da cui provengono Towa e Darbula. E infatti vi ricordo che Towa è la sorella di Darbula, Non sono in molti a conoscere quel luogo, si trova sul lato opposto dell'universo. Forse Towa vuole distruggere la barriera fra il nostro mondo e il suo. Se ci riuscisse, chissà che cosa potrebbe accadere. Ok, Trunks, sai usare i verbi, bravo. Considerato che metà dell'universo diventerebbe pura malvagità, di sicuro nulla di buono. E vabbè, il vecchio Kaioshin che dice cose ovvie. Allora non devono riuscirci. Costi quel che costi, dobbiamo fermarli. Ci sta. Se solo potessimo contare su un aiuto maggiore, come vorrei che il mio braccio destro fosse qui. E sta parlando di Joseph, però quello del mio primo Dragon Ball Xenoverse. È passato un bel po' di tempo, inizio a preoccuparmi. Che fine ha fatto? Stiamo tutti dando la caccia a Mira, prima o poi ci incontreremo. E vabbè, si spera. La pergamena che è stata modificata questa volta parla di Freezer tornato in vita, e infatti... Quindi ragazzi, andiamo finalmente a ripercorrere la resurrezione di F, il film e anche chiaramente la saga di Dragon Ball Super. Freezer non è da prendere alla leggera. Ne sono consapevole. Mamma mia ragazzi, ma quante chiacchiere che stanno facendo? Mai sottovalutare un avversario? Forza, fatemi combattere! Che poi loro non dicono cose importanti. Cioè stanno dicendo, non sottovalutarlo. È un guerriero nato, non si è mai seriamente allenato nella sua vita. E infatti lo fa proprio in Dragon Ball Super, come vi avevo anticipato qualche video fa. In questa storia alternativa la preparazione e la forza di Freezer sono nettamente superiori a quelle del passato. Per dirlo chiaramente, ora è un guerriero di livello nettamente superiore. E vabbè, dobbiamo essere preparati davvero a tutto ragazzi. È davvero più forte? Temo di sì, fai del tuo meglio. Quindi ragazzi, anche stavolta impugniamo la pergamena. Ritorna l'imperatore malvagio, sconfiggi 15 soldati di Freezer e poi devo, vabbè, ridurre la salute di Freezer. Era 779. Guardali, cattivissimi. Oh, guardali, Gohan. Ok, combattiamo con Jaco addirittura. Quindi ragazzi, stiamo praticamente ripercorrendo il film. Goku non si vede da nessuna parte, immagino di poter aspettare un po'. Ti faccio notare subito una cosa importante, ovvero che tutti questi personaggi, Apule e tutti gli altri sottoposti di Freezer, hanno un'aura oscura. Odio doverlo fare, ma che c'era scritto non riesco a leggere, o leggo o combatto. Ah, mamma mia ragazzi, scrivetemi nei commenti se voi ci riuscite a leggere i sottotitoli e anche combattere. Sì, sono personaggi deboli, quelli che stiamo affrontando, però, boh. Io vi ricordo una cosa importantissima ragazzi, oggi alle 18 ci sarà un nuovo video di Dragon Ball Xenoverse 2. Ci sarete per guardarlo? Non perdetevelo perché raga, sarà davvero importantissimo, perché vedremo finalmente
la battaglia suprema tra le due fusioni di Goku e Vegeta, ovvero la fusione tra Gogeta e Vegeku, che poi ha mille nomi, ovvero Veget e tutti gli altri. Era un video che io tra l'altro avevo anche già caricato martedì, l'hanno visto in pochissimi perché poi l'ho rimosso, dato che YouTube ha avuto dei problemi e di conseguenza non ha inviato a voi le notifiche. Per questo motivo vi dico di attivarle sull'applicazione di YouTube, in modo tale da essere sicuri da non perdervi nessuno dei video. Purtroppo ragazzi, in questo periodo tutti, se notate, si stanno lamentando, tutti gli YouTuber, ci sono dei problemi, quindi se volete essere sicuri, mi raccomando, visitate il canale alle 14.30, alle 18, refreshando la pagina come non mai per guardare i video, oppure attivate le notifiche, in modo tale che, boh, sapete che gli orari sono questi. Vabbè, troppo spam adesso, anzi, spammiamo un po' di mosse, quindi un po' di schiaffoni per il nostro carissimo Raspberry. Ho già eliminato ben 6 nemici che fanno parte dell'armata di Freezer. Io sto utilizzando un po' di mosse adesso perché voglio trasformarmi man mano. In tanti mi avete chiesto di non trasformarmi direttamente in Super Saiyan di terzo livello, altrimenti si perde proprio il gusto. E vi devo dire la verità ragazzi, ci avete ragione. Quindi solitamente andremo a fare magari prima il Super Saiyan, come adesso, quindi BOOM! Poi faremo il Super Saiyan di secondo livello e arriveremo magari nella sfida con Freezer, il caro Freeza, appunto al Super Saiyan di terzo livello. Vai così, procediamo con la Kamehameha, quindi Guprei distrutto, il mio preferito però resta chiaramente Appule. E poi ragazzi ci restano praticamente 4 nemici da eliminare. Oh, basta con gli schiaffi. Allora andiamo col Super Saiyan di secondo livello, che tra l'altro rispetto al primo cambia poco, forse l'aura, sì, l'aura sembra essere più, come dire, più grossa, più luminosa e più fluorescente. Oh, guarda Ramon! Ehi, allora li vuoi gli schiaffoni, eh? Guarda come ti picchio, caro mio. Beccati, ecco qua, avete visto ragazzi che cosa ho? Ho cambiato le mosse. Ho messo adesso, su vostra richiesta, quindi questo vi fa comprendere che li leggo quei dannati commenti, ho messo appunto la Kamehameha Kaioken per 4. C'era anche quella per 20, mi pare, nello store, però quello lì delle medaglie pattugliatori temporali. Però purtroppo non l'ho potuto acquistare perché mi richiedeva un bordello di medaglie e al momento volevo un po' risparmiare. Quindi un altro Guprei che fa una bruttissima fine e ora dobbiamo sfidare Monrei. Oh, che sono tutti questi? Allora ragazzi, sapete che vi dico? Adesso procediamo di cattiveria e andiamo con un'altra Kamehameha Kaioken per 4. Tutti a terra! Ed eccolo che arriva lui! L'imperatore è tornato! E vuole sfidarmi? Eccolo, Freezer finalmente si è fatto avanti. Mi avevano detto che le forze di Freezer si erano un po' lasciate andare, ma questo è troppo. E infatti lui li considera come al solito spazzatura. Immagino che con te mi potrò divertire, almeno per un po'. Avevo pianificato la completa estinzione dei Saiyan e invece eccoci qua. Caro mio Freezer, in primo luogo beccati sto Super Saiyan. E quindi incomincia già a tremare, caro mio. Tra l'altro, in tanti mi avete consigliato anche di fare questa mossa qui. Guardate un po', è una sorta di teletrasporto che comunque non consuma aura. Quindi, vedete, ci permette un po' di divincolarci dal nemico. Io ho imparato a fare tante combo, però nei video sono un po' teso magari perché voglio fare uno scontro buono e di conseguenza non riesco a fare quelle combo difficili. Ho fatto tutte le sfide del vecchio Kaio che sono disponibili all'Accademia, di conseguenza ho imparato a fare quelle combo. Freezer incomincia ad essere tostino, Infatti, se notate, abbiamo lo stesso livello di vita. Noi quindi ci trasformiamo in Super Saiyan di secondo livello. Mamma mia, raga, quanto sono gasato. Quindi, caro mio, farei una brutta fine. Anche questa volta sei costretto ad affrontare... Oh! Mamma mia, raga, devo fare la parata perfetta. Vediamo se ci riesco. Mi sa che nei miei video non l'avete mai vista. Praticamente questa parata... Ecco, non ci sono riuscito a farla. Consiste nel pararsi nel preciso momento in cui vieni attaccato dal nemico. È complicatuccia da fare, anche addirittura nel tutorial, quando ti viene detto di farla, ci sono un bel po' di difficoltà appunto a farla. Però comunque se impari a pararti in quel modo diventi praticamente indistruttibile, Allora, Freezer si trova in difficoltà e lo so, sta combattendo con uno dei più potenti Saiyan di sempre. Quindi, trasformiamoci in Super Saiyan di terzo livello, gli abbiamo distrutto il vigore e si va. Kamehameha, Kaioken per 4! È ancora vivo! Non ci credo! Ho già fatto abbastanza.
Allora ragazzi, c'è la conclusione. Oh, mi sta attaccando. Via, via, via. Joseph, resisti. E vai adesso, Kamehameha per... No, si è spostato, vigliacco. Mamma mia, raga, che scontro. Qua dobbiamo stare attenti, amici miei. Via, 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 Odin, comincia ad essere tosto. Voglio concludere con una suprema, non posso farlo. E si conclude? Ah, quindi non dovevo ucciderlo. Ce l'abbiamo fatta, assurdo. E quindi che succede? Vediamo un po', livello B. Ah, pochissimo. Però siamo saliti di livello un botto. Il prossimo scontro sarà con l'imperatore Freezer Dorato. Sarà bello tosto, quindi meglio allenarci un attimino. Cioè, si inizia a fare sul serio, addirittura contro Cooler. E qui c'è il colpo dell'imperatore. Questo potrebbe essere interessante, andiamo. Ad eccoci qui, ho portato con me ben due cattivoni. Sto parlando di Broly e Janemba Timebreaker, che qui nel gioco, ragazzi, vengono addirittura chiamati super cattivoni. C'è il loro nome quando sei nella personalizzazione, no, nella personalizzazione, nella scelta dei personaggi. Si chiamano Janemba e Broly super cattivo. Cioè, ragazzi, che è super cattivo? Chiamalo Timebreaker. Mi sa che devo alzarlo almeno di un'altra attacca il vigore, perché credo sia necessario. No, ho fatto una Kamehameha inutilmente. Come vi dicevo, credo sia davvero importantissimo. Cioè, senza il vigore, ragazzi, ti ritrovi completamente a piedi talvolta. E quindi ci siamo. Arriverà il prossimo nemico a breve. Io mi vado a fare la carica massima. Così non appena arriva sono pronto a sfidarlo. Ed ecco che si alza. È inutile che fai la parte di quello ferito. Trasformati. Fammi vedere di cosa sei capace, caro mio. Ed eccolo qua, bello tosto che ritorna in piedi. Ti devasto, dove sei? Perché si è allontanato? Ah, era dietro di me. Ah, perché ha fatto la mossa questa qui cattiva. Sei mio, bro. Io tra l'altro con me altri due Timebreaker, ma non mi stanno aiutando. Teletrasporto, allora, raffica energia massima potenza. Vediamo, vediamo qualche danno. Sì, io l'ho fatto, ma nulla di effettivamente utile. Ed è che si va così. Dai, lo scaraventiamo via. E poi si va. Vediamo, colpiscilo. Devastato, molto bene. Arriva un altro nemico e io mi vado a ricaricare subito. Arrivano tutti i Metacooler, dannatissimi. Vi devasterò, dove siete? Ne sono solo due? No, mi sembra strana come cosa. Comincio a credere che ne arriveranno migliaia, eccoli. Guarda, raga, me li sono chiamati. E non è possibile. Ne sono arrivati un botto. Spero solo che non abbiano una vita troppo lunga. Però tendenzialmente questi qui sono scarsucci, eh. La vita scende in maniera piuttosto veloce. Quindi vediamo se anche stavolta sarà così. Credo che questo potrebbe essere effettivamente l'ultimo Metacooler. Mamma mia, ragazzi, ne erano un botto, eh. E quindi ecco qui la conclusione. E arriva qualcun altro, quindi questo non va. Non va bene per nulla, vediamo. E arriva Freezer Dorato, oh porca miseria. Quindi ce l'abbiamo addirittura qui. Dobbiamo stare parecchio attenti, ragazzi, perché comunque è bello tosto. E anche Metacooler si rialza. Aia. Quindi questa sarà una cosa piuttosto complicata, eh. Vediamo se riesco a colpirlo e in qualche modo ad eliminarlo subito. Parati! Ci sono riuscito. Invece ha fatto una brutta fine Broly. Io devo solamente sperare di riuscire a resistere, perché se notate, lui mi ha appena messo KO. Janemba, ti prego, non morire e vienimi ad aiutare. È morto anche Janemba, non c'è nulla da fare. Quindi ragazzi, per oggi purtroppo non siamo ancora pronti effettivamente ad affrontare il buon vecchio imperatore dorato. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, pollice in su. Nel prossimo episodio, che arriverà domani alle 14.30, vedremo la fine dell'imperatore dorato. Vedete i prossimi video cliccando sulle miniature a destra e a sinistra, e soprattutto iscrivetevi al canale al centro. Quindi alla prossima, ciao!